Ragazzi, benvenuti su Elden Ring, sul secondo canale, quindi iscrivetevi a questo canale qui per vedere tutte le nostre imprese che faremo in live su questo gioco. Ovviamente si continua da quello che avrete visto sul primo canale, quindi il video lo trovate qui in alto. Vi mostro i miei progressi. Allora, vi mostro come sto messo. Questa è la mappa che ho scoperto per il momento. Questa è la prima zona, quella che avevo fatto anche nella demo, non so se vi ricordate in quel video. O qui abbiamo sconfitto Margit, che però nel video l'ho sconfitto, secondo me, troppo presto. Ero ancora una bella pippetta, ok? Rispetto a, appunto, a quando l'ho giocato con la demo, dove praticamente l'ho devastato. Allora, dovremmo seguire la Grazia, che ci dovrebbe portare qui su, ragazzi. Dobbiamo andare a farci il primo boss, e penso in questa live ci facciamo un boss. Però, intanto me ne sono andato qui ad esplorare la maggior parte delle cose. E poi, ovviamente, super a bucio, ve lo dico, super a bucio, mi sono teletrasportato in questa zona dove ci stanno mostri troppo forti per il mio stato. E ho vagato un pochettino, visto che si può fare col cavallo, ok? Però la cosa più importante che vi devo far vedere è il mio personaggio. Allora, in questo momento, livello 32, sto pushando vitalità e forza perché è un cavaliere, è il vagabondo, insomma, è la classe, ho scelto quella lì. Però l'idea è adesso assestarsi su forza e vitalità per poi dopo passare agli incantesimi, ok? È quello che voglio fare io, ragazzi, è creare una sorta di paladino. Altra cosa che vi devo far vedere è che, allora, in questo momento ho 7 ampolle, quindi sto bello alto, di livello 2, quindi stiamo belli cazzuti. E ho anche fatto una missione secondaria con un personaggio che ho incontrato e mi ha praticamente dato l'opportunità, quindi se n'è andata alla tavola rotonda, e mi ha dato l'opportunità di pushare in alto gli spiriti, quindi ho potenziato i lupi solitari, che sono belli cazzuti, ok? Ho sculato, tra l'altro, che le guardie mi hanno droppato un po' di roba, tipo lo scudo d'ottone, che è bello prepotente, cioè, guarda, c'ha 100% di resistenza ai danni fisici, sì, fisici soprattutto, fisici. E in pratica, raga, è bello tosto. Se mi colpiscono, lo paro senza subire danni. Tra l'altro, in questo momento sto vestendo l'armatura dei cavalieri di Lothric, ma è solo un caso. Cioè, potrei mettere tranquillamente la mia, che forse è pure esteticamente più bella. A livello danni, qualcosa prendi, qualcosa lasci, non cambia niente. A livello di carico pure, però è più stabile. Ma dai, sì, giusto per il meme. Faccio finta di essere uno di loro. Allora, ragazzi, che volevo fare? Io mi sa che volevo fare un qualcosa. Potremmo andare qua, che non ci sono andato. Oppure possiamo seguire la Grazia, ci facciamo il castello di Gran Tempesta. Sì, direi di andarcene a Gran Tempesta, dove abbiamo lasciato l'ultima cosa. Dai, sì, sì. Da qua, raga, sono completamente Ayushkuru. Ora, comunque, questo gioco, ragazzi, è clamoroso. Castello di Gran Tempesta. È veramente bellissimo. Cioè, level design clamoroso. Ah, bene, dammi per la Grazia di Nettuno. Grazie. Allora, io so che qui non si può entrare. Ma mi pare che la demo terminava... Sì. Oh. Oh, compà. Che ci fai qui, popolano? Eh sì. Eh sì. I would advise against taking the main gate into the castle. Anche chiuso. Anche perché è chiuso. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. No, sull'ingresso principale. Ma scusa, come fanno a non saperlo se c'è sta un buco nel muro? Guarda lui come lo guarda dall'alto verso... No, dal basso verso l'alto. Vabbè, molto bene. Yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnished that I pray for your sake. Sì, prega, prega. You, the guards, have your sleep. Mi pare strano, ragazzi, che le guardi... Tra l'altro, comunque, non ci posso comunque passare all'inizio. Cioè, dalla porta, quindi... per forza così. A meno che non mi butto... Ah, ma qua ci posso andare. Vedete, ragazzi, perché bisogna stare molto attenti. E questa qua? E questa qua? Allora, forse non dovrei stare qui. Sentito rumori di passi? Non dovrei stare qui, ma non me ne frega niente. Vedete, il bello è questo, ragazzi. Il bello di esplorare. C'è un tizio là? Ah, e mo come risalgo? Oh, c'è un buco. Ah, vabbè, stavamo qui, vedete. Ho fatto solo un giro un po' più strano. Easy peasy.
Easy peasy. Ah, ecco, ecco, stiamo adesso su. Rune auree. A proposito, ma quante rune c'ho? 5000, eh? Non bisogna morire. Piano, Mike. Ok. Va bene, entriamo, ragazzi. Qua dici che non c'è nessuno, che non sanno che esiste questo passaggio, eh? A parte, ragazzi, che sono vestito come un cavaliere di Lodric. No, Mike! Quindi, voglio dire, bene o male mi potrebbero prendere per uno di loro. Morte, morte. Guarda, guarda. Oh, sono aquilotto come te, io. Fermate. Sto pennudo. Il discorso qual è? È che io, essendo un cavaliere, in questo momento, perché vi ricordo che è sempre in questo momento tutto, potrei avere una balestra. Però mi piacerebbe avere qualche magia. Ho trovato il mago, comunque, quello che vende le magie. Però non è ancora il mio momento. C'è della grazia qui. Questo gioco è bello perché stai da solo, è un viaggio quasi intimo, capito? Stai zitto lì, che scopri. Che ti metti lì e dici, che cacchio ci starà là? No, pezzo di fango, ha chiamato l'amici. Vabbè, ma io stavo lì a ammirare il tramonto. Ma che fa? No, vabbè. Vabbè, sì. Che devo fa? Parmula, come si legge? Parmula logora. Vediamo un po' che è. Scudo di cuoio dei soldati di Gran Tempesta. Come il castello è deturpato da macchie e spine. Alcuni affermano che sia la maledizione dell'innesto che causa questa afflizione, mentre altri dicono che la causa sia qualcosa di ancora più sinistro, nascosto nei meandri del castello. Credo che qui facciano un qualcosa, tipo uccidono le persone e se le attaccano al corpo. Una roba del genere. Però lo dobbiamo scoprire. Sì, infatti, effettivamente, ragazzi, è pieno di roghi. Vedete? Il castello è avvolto tra i roghi. Allo, chi c'è qua? Porca merda. Ah sì, eh. Sarebbe bello sfilarli. No, aspetta, ragazzi, aspetta. Oh. Ma pure loro sono avvolti dai roghi. Questa è una figata. Ah, rovi. Ah, è vero, sì, scusa. Ah, sì, son babbo io. Sì. Avete ragione, ragazzi. È pieno di rovi. I roghi sono quelli, sì, fanno... Quando prendono fuoco, prende quel fuoco qualcosa, è il rogo. Ma qualcuno... Vabbè, raga, c'ho il covid, lasciatemi stare, ok? Sono rincoglionito. Ok. Ma non mi danno niente sti ragazzi. Questa mo mi tira le bombe. Beh, certo, ci sta a pensare, guarda. Vabbè, però non è sbagliato, perché comunque, essendo rovi, questi tirano le bombe incendiarie e creano dei roghi. Ah, c'è un buco. Infatti sentivo l'aria. Ma questo è rimasto con braccio alzato. No, mi dissocio. Prendo le distanze. Freccia di Santa Trina. Frecce dalla forma simile a ninfee essiccate. Mazza. Inducono un suono profondo nel bersaglio. I sacerdoti di Santa Trina le usano per diffondere i loro precetti. No! Puttana maiala, mi stava buttando di sotto. A parte che, vabbè, ammazzavo sto tizio. Ah, meno male, stavo andando di sotto. Meodeu. Jebedeu Deuseu. Attenzione al boss. Penso di essere abbastanza forte, raga. Ma voglio dire da solo, però. Poi non lo so, poi se perde. Capirai. Se muore con uno. Arco d'inci! Vedi, sti infami maledetti? Li vedi, gli infami maledetti? Vabbè, comunque. Allo, c'è qualcuno qui? Solo si nascondono nel buio. Oh no. Cazzo ridi. Sì. Ah, pezzo de merda. No, fa lo stomp. No, è per lì da dietro. Ti devo inculare da dietro, amore mio. Senti, ma se mi bevo l'ampulla? Vabbè, sbrigate però. Non vedo una ceppa. Non vedo cosa sta succedendo. Ah, come ti piace lo zibardone. Lo zibardone. Sciocco. Questo faceva il matto. Uscem. Manco mi ha droppato niente. Stu scem un'altra volta. Ah, una chiave arrugginita. Oh, ma qua? Ci si può andare? No. Era un bel buco, però.
Io, raga, quando vedo i buchi, cioè, mi viene quasi naturale ad entrarci. Pazzo. Ok. Quale tipo di personaggio ha più destrezza? Guarda che, cioè, tu inizi con una classe. In quel caso scegli della classe con più destrezza, se ti pare. Cioè, che ne so, tipo il bandito, oppure c'è... Non so come si chiama, quello lì che c'ha due spade. Quello sì, quello c'ha full destrezza. Però, oddio, ma sono vivi? Ah, sono vivi. A qua ci siamo venuti. Però, cioè, sono build che durano, insomma, un tot di ore. Porca matosca! Lo sapevo, guarda, lo stavo per dire, Qua sicuro mi fanno un agguato. Boom, un agguato. Però son classi che durano poco. Poi dopo, raga, sta a voi modificarli. Come detto, io pure inizio con questa, ma durerà poco. Allora. Ma tu vuoi essere così stupido? Ma fammi capire, sei ammazzato da solo. Ma ancora qua sto. Oh, Giallù. Sciocca di sto personaggio, Giallù, tiè. Sciocca sto personaggio, tiè. Guarda, livello 32, che gli vuoi dire? Vitalità forza al top. Pure la tempra, ma giusto per essere swag. E vesto come i cavalieri di Lothric. E già questo, è tutto da dire. 7 ampolle, perché una me la so ciucciata. Di livello 2, arma livello 4. Cioè, incontro un boss, mi dice, vabbè, scusa. Ecco le rune. Vai, passa. E gli dico proprio, vai. Sei il king, per favore. Non ci faccia del male, signor Mike. Però sì, sto 8 ore, insomma, non è che... Però credo, rispetto a tante altre 8 ore, sto bello avanti, eh. Nel senso, ho preso cose... Più che altro ho preso oggetti che magari riesci a prendere un po' più avanti. Ma il fatto è che con la cavalcatura è troppo più easy. Mi sono per sbaglio teletrasportato in un punto, ragazzi, che c'era un cavaliere nero a un certo punto. E quello, se gli rompi... Cioè, gli rompi il culo, è finita. Allora il boss lo fai first try? Vediamo. Ora, i mini boss me li faccio quasi tutti first try. Il boss intero è da capire, perché non è detto. È proprio hit and run. È hit and run. O tipo questo ho messo in culo, perché mo sto farmato, però... No, questa era una spadata nell'ano. Questa era una spadata nell'ano. Signore, questa era una spadata nell'ano. Non gliel'hai voluta dare, eh? Perché non gliela dà? Gli sta dietro. Usa lo stomp. Vedi, tipo questa, no? Questa, gliene avevo fatte 3. Però 2 non sono entrate. Questo dorme. Ma come fai a dormire? Sul posto di là. Ah, no, scusa, non c'ho... Sì, scusa, c'è la... No, son babbo di minchia. Son babbo di minchia, pensavo di averci lo scudo. Sto andando un po' troppo sgargiulo. Sì, bella, va. Bella. Ciao. Va bene. Stavamo scherzando. Via. Allora, raga, dove sto andando? Perché potevo salire su, c'era un sacco di gente, e qua invece ci sono i draghi. Aspetta, però ci posso andare di giorno, ragazzi. Oh, guardate qua, ragazzi, qua un po' di grazia c'era, eh. Siamo pure ai piedi dell'albero. Te lo consiglio nelle linee per iniziare con i souls like. Ma sì, raga, prima o poi bisogna iniziare. L'inizio di solo non ne esci mai più. Se ti piacciono, sì. Sì. Se fall in love. Il bello qui, raga, è il senso di sfida. È l'incertezza. È dire, tipo, io mo vado lì. Ma se mi butto lì giù, che succede? Infatti, fammi un po' capire che succede se mi butto laggiù. Muoio come una testa di cazzo. Ecco. Ah, no, vedi? C'erano dei cucuri. Qualcuno c'è morto lì e ci ha lasciato i cucuri. E mo porco, 2, come risalgo? Ah, ecco, un buco, vedi? Aspetta, mi sa c'è qualcuno qua, eh? Ah, sì, sta proprio qua sotto, guarda. Oh, è questo cappellano? Ah, nice to meet you. Bella. The pleasure's mine. Roger. Roger's the name. Roger. As you might have guessed. Sì. I'm looking for a little something here in the castle. Yeah. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. Mm-hmm. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know? Mm-hmm. They sacrifice our kind for grafting. Mm-hmm. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Sconfiggerò Godric. I see. Godric, no, Lothric. Godric can lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Mm-hmm. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. Però? But
Unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Insegnamelo. As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love... Ma the love pure io. Allora, cenere di guerra, ciotolo scintipietra. Però queste sono magie. No. Ah, è un cenere di guerra. Usabile su spade e armamenti innestati. Quindi che fa? Trasforma l'arma in pietra? Vado col ciotolo, raga. Vabbè, ma che me frega, raga. Sono 1500 anime. Ma che me le devo portare dentro la bara? Ah, sì? In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now. Eh sì, immagino ragazzi che superato sto castello entriamo nella zona quella lì dove ci sono tante magie. Perché io per errore sono andato un po' qua. E effettivamente questo è un luogo magico e è pieno di scintipietra. Dovrebbe essere tipo l'elemento da cui si prende la magia. Però io adesso ho preso un'abilità alla spada. Aspetta ragazzi, ma se io faccio il 4 come un gatto? Faccio proprio lo Skifidals? Dite che qualcuno se ne risente? Qualcuno ne risente? Yeah, via sto caccolone. No. Mi tocca affrontare il drago qua. Vabbè, comunque l'abilità è questa. E pure loro, vedete, c'hanno... Oh, ma che è sto scatto di merda? Fermate! E vabbè, ma che vuol dire? Ma se... Cioè... Ah sì, Aspetta. No, io ero entrato dietro. Però quanto gli faccio male, Sto scudo è troppo ignorante, raga. Allora, para tutto. Para pure l'anima dei prosciutti. Scarso. A casa. Effettivamente il pericolo che lasci indietro robe è dietro l'angolo in questo gioco, Oh, oh. E qui... Cazzo, è? Ah, e come ci arrivo là? Ma va? Se lo stanno a mangiare. Ah, il cavaliere bianco e il cavaliere nero fanno a duello. No, si è girato nel momento più sbagliato. Mannaggia lui. Eh no, vedi. Cioè, perché non gli entra dentro? Come solo lui sa fare. Legit? Sembrerebbe di sì. Velo mimetico. Cioè, consuma punti abilità per trasfigurare l'esecutore in un oggetto... Quando fuggì da Lindal, la capitale reale, Godric portò con sé una moltitudine di tesori simili, noto anche come la Tebra di Marica. Cioè praticamente se lo uso divento un oggetto. Sì, ma questo ragazzi è tipo... Queste sono le cucine del... Questa è la cucina. La cucina del... si chiama? Del castello. Questi non l'avevo visti. Scusa fratello. Chi è quello? Carne pregiata. Ma mo faccio io la fine della carne pregiata, se... Ho visto un mostro gigantesco. Oh, quello ragazzi, non assomiglia all'erede innestato. Sì. Oh, questo è l'erede innestato dell'inizio del gioco. Infatti non gli tolgo niente. Non devo essere ingolosito troppo. Portacci due di tuo nonno. Oh, fermate un po'. Raga, questo è l'erede innestato. Lo so. Mi sono fatto un golo sì. Ma non si vede niente. Si è parato dietro al coso. Meno male, ragazzi, che c'ho sto super scudo, Dai, non essere... Ecco. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo quasi fatta. Se non sono... Godo come un raicio. 1000 punti a Grifondoro. E quindi questo è Godric? Ragazzi, forse non è che era la cucina qui. Qua vedete, ci sono un sacco di cadaveri e arti staccati. Che sia qui che si innestavano le cose. Allora, qua non ci posso andare. Però posso usare una chiave. Me lo devo ricordare.
Allora, ceneri di guerra. Ah, beh, sì, è vero. Abbiamo preso quella nuova arma, ragazzi. Ciottolo di scientipietra. Intelligenza e destrezza. Andiamo. Sì, oh, a posto, ce l'ho. Oh, vai, ce l'ho, a posto. È fatta. Amico mio, il ciottolo di scientipietra. Guarda, non ci arriva. Arriva manco. Porca madosca! È come un attacco! Porco tu! Vabbè, torniamo dove stavamo prima. Oh! Porco due, raga, orco due, orco due! Quello c'ha il lanciafiamme! Ma che me stanno a aspettare? Pensate sì. Sono, non è facile per loro. Ecco fatto, vai. E vai. Aspetta, aspetta. Hai tre fatti fuori, ma c'ho praticamente, c'ho uno stato intero contro. Bellane. No, c'ha la mia stessa tecnica questo. Fermate. C'aveva la mia stessa tecnica, perché ora non ce l'ho più. Ciuccia, ciuccia, ciuccia. Bravo, bravo Mike. Oh, con il calcio, attenzione. Con il calcio. Un amante del gioco del calcio proprio. Yeah. No, ma perché? Gli devo stare in faccia praticamente. Che tira bene un colpo. Corazza da esule, godo. Ah, ma hanno droppato un sacco di roba. E ancora droppano, guarda. Fungo, farfalla, vabbè. Quello c'ha una farfalla in tasca, ma come fai? Allora, però là c'è sta un bel... un goloso. Ah no, però c'è sta pure il cane. Che mi piscia sopra un piede mentre dici chi non muore. Sì, no. Oh no. Bravo. Qua. Bravo, fatelli. Oh, e vabbè. No. Gli devo far rompere la statua, porco denci. E mi piscia sopra. A parte che potrebbe far lui il lavoro sporco, no? Dai. Distruggi un po' quella grazia. Quella statua di non so chi. Bella. Lo so. È la quasi rotta, dai, la quasi rotta. Se te va, eh. Che cazzo è? Oh! No, non lo rompe, ragazzi, non lo rompe. Un quadro, godo, lo rubo, ovvio. Profezia, poi lo leggiamo. Oh, però lui deve rompere qui, ragazzi. No, è inutile. Quella potrebbe essere il colpo giusto. Ah, no. Le para tutte sto scudo. Le para tutte sto scudo, incredibile. Non mi ha dato niente per questo. Posso diventare più forte. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you. Oh. To a higher place. Questa è una guerriera. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Yeah. Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu. Nefeli Lu. I'm here by decree of my father. That's a padre de merda. Infatti. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. Ma allora Godric si attaccava le cose. Intend to challenge Godric. I ask you call upon me. Perché? The winds run foul with his deep. I'm certain father would permit me aid the fight. Ma non c'ho bisogno d'aiuto. Apologies. As fellow tarnished, we down whatever road tip. Vabbè. Una guerriera. È una classe la guerriera in questo gioco. Però è tipo full forza e arcano, mi pare. Tante cose sono rimaste indietro, eh. Allora.
Potrei pure lasciarlo là. Oh, ma lì c'è il boss. Oh, goi, oh, guys. Là c'è il boss, eh. Ah, aspetta un secondo. Aspetta, aspetta. C'ho avuto l'idea. Bravo, bene, bene. Lasciami perdere, lasciami perdere. Ok, vieni un po', vieni un po', vieni un po'. Vieni un po' con me. Lo faccio distruggere a lui la statua. Qui, 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 qui. Oh, oh, sono il king di sto gioco. Grazie. Beh, sei piede della forgiatura. Che fai, le lasci là? Questo è proprio 2000 IQ, eh. Allora, io ho 6000 anime. Rune, vabbè, io le chiamo anime, ragazzi. Ma siamo sicuri che io voglio andare a affrontare il boss? Che quello è un boss. Ma sì, dai. Cazzo cene. Cazzo, aspetta. C'è la grazia. Vabbè, io direi, ragazzi, che siamo arrivati al momento di fare The Last of Boss, dai. Andiamo. Ai. Oh. Aspetta, no, che andiamo. Aspetta, le anime. Aspetta, raga, mi manca 1000 salite di livello. Sa che succede? Sa che succede? Oh. Manca attivito. No, no, dai, l'ho buttato per terra. Au. Oh. Un pazzo. A Furious pazzo. Mazza, quanta vita c'ha questo? E non casca più, mi sa che può cascare una volta sola. Si opera! Guarda come sta incazzato. Ieta! Oh, non me l'aspettavo sto attacco. Sto contrattacco. Aspetta, fammi bere che sennò. Taglio pisellino. Io taglio a pisellino. Che faccio, ragazzi? Alzo la vita o la forza? Vita. Famo 22-22. Cioè posso sta. Allora, io sai che faccio. Mi stucco l'ampolla. Balsamo. Si va. Vediamo chi c'è. Oh, oh, oh. No, l'alleato no. Mighty dragon. Thou art a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Well. E sa che è Godric. Ah sì? Vabbè, ma io sono un poveraccio, lasciami perdere. Allora, è la prima volta, l'innestato. Vedete, questo qui si montava addosso parti di altri combattenti. Ah, c'ha la forte tempesta qui. Cazzo, tu madre, quella grandissima zozza. Devo studiarlo. Mamma mia, sto scudo quanto è ignorante. Blocca qualsiasi cosa. Yeah. Ago. Ti serve Goldrake, no Godric. Però mi ha preso. Ragazzi, sto solo rollando. Sto vedendo un attimo gli attacchi. Però attaccalo pure, mai. Cioè, a un certo punto attaccalo. Ah, vabbè. Bella, mo famo un po' più aggressive, eh. Ah, ci arriviamo. Vabbè, mo seri, raga. Sto subì l'ansia. Questa è annata, su, uccidimi. Ma vedi come
S'arresta, non te la dà subito la zaccagnata. Mazza, gli ho tolto 300 però, eh. È roba che se faccio un po' offensivo, gli faccio un bel po' del male. Beh, quindi? E quindi? Dai, su, insomma, Godric, vieni, dai. Vieni. Fammi vedere che sai fa, su. Aspetta, ah no. No, ma carica, ma sta caricando. No, che fa? Ma si è colpito. Beh. Ha sbagliato protesi. Truest of dragons. Lend me thy strength. Vabbè, ci doveva avere una fase più forte, dai, questa era troppo. Attento agli attacchi del drago. Grazie Marino. Grazie Marino. Ma questi non è... questo è magico. Quindi il mio scudo è... è fucking inutile. No, questi vanno schivati. Zio. Vabbè, però, vabbè. Però, allora, mo, ti calmi intanto, eh. Gli devo girare intorno quando fa sta roba. Seo. E il drago non me l'aspettavo. Il drago non me l'aspettavo. Vedi. Gli devo sta sotto. T'ho scoperto, Godric. T'ho scoperto, Godric. No, no, infatti ci doveva sta qualcosa. Vabbè. Ma vatta allo spiedo. Ma vatta allo spiedo. Ah, vabbè, lo posso parare, lo posso parare. No, vattene. Ok. Poi fa sempre questi attacchi un po' facili, un po' leggibili. No! So sudà, eh. Vattene! Ok. Ah! No. Sto sudando tantissimo. Ah. Adesso, raga, adesso, eh. Non posso cazzeggiare adesso. Dai, su. Non posso cazzeggiare adesso. No, m'ha preso! Non ci posso credere, raga, non ci posso credere. M'ha preso proprio con la mossa più stronza. La mossa più stronza. Non me devo fare ingolosì! Aspetta, sì, mi faccio ingolosì. Vai, ammazzalo, no! Non ora! No, raga, è one hit. Mi sto lasciando così troppo. No, è one hit, dai, sono stato bravo fino adesso. Ma non ce l'ho una pistola, che ne so, un mitra, bazooka, lanciafiamme, in qualcosa.
stupido! Oh. E quante morti ho fatto? Vamalos. Vamalos. 7 o 6? Allora, dove sta Raiden? Dove sta Raiden? Dove sta Raiden di Player Inside? Sei morti. Era da masterare. Allora, se le rune maggiori si ottengono sconfiggendo gli araldi del frammento che hanno perso il loro potere benefico, tuttavia puoi riattivarlo presso le torri divine sparse nell'interregno per scoprire quale torre divina desiderare. È runa maggiore di Goldri. Rimembranza dell'innesto. No, dell'innestato, scusate. Sì, lui si innestava le cose, vedete? Guarda sto drago senza testa. Vabbè, dai, è stata bella. Devo dire, veramente bella. Non eccessivamente... cioè, non fortissimo. Oppure sarà... io pure stavo a buon punto. Però, mazza, bello, mazza. E quello? Mica c'era questo. What a pathetic excuse for no! Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? On me, would you? Povero Godric. You filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Oh. Hello. Bella. This weasel was. Yeah. He got what he bloody deserved. I tell you though. Seminamento raccoglie tempesta. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Quindi non mi vuoi ringraziare visto che ho fatto fuori il tuo cavo? I can do whatever takes my fancy, can I? Dici bene, ma. Ma mi potresti ringraziare?